Cari amici di Total Photoshop, ben ritrovati a questo appuntamento con WordPress. La settimana scorsa abbiamo visto come creare dei template di pagina personalizzati. Ora siamo nell'home page del nostro sito, ma se andiamo a visualizzare la pagina Chi siamo, abbiamo un aspetto che era quello poi previsto, uno di quelli previsti dal tema main book che stiamo utilizzando, dove una parte del corpo della pagina era dedicato al testo e ai contenuti quindi della nostra pagina, e era prevista la presenza di una sidebar sulla destra, che è quella che vediamo, ok? A seguito delle modifiche fatte, però, abbiamo creato un template di pagina personalizzato per cosa facciamo, ok? Quindi questo era il risultato del nostro lavoro, direi anche molto molto carino. Quindi avevamo previsto anche in questa pagina uno slider che poteva essere quindi lo stesso di quello dell'home page o uno differente ovviamente, con i contenuti a tutta pagina, senza quindi prevedere una sidebar. Quest'oggi vediamo lo stesso argomento ma per una pagina di categoria. E cosa intendo? Ecco qui nella nostra sidebar abbiamo questo elemento, questo widget, in cui andiamo ad elencare le categorie. Ne avevamo creata una sola, vedete, si chiama categoria news. Un'altra è questo senza categoria, una categoria di default che viene appunto creata da WordPress. Diciamo che a questa andremo sicuramente a cambiare il nome perché questo non ci piace. Andiamo a vedere cos'è una pagina di categoria. Se io vado a cliccare su news, ovviamente vengono richiamati quegli articoli a cui è stata assegnata quella categoria, e vedete che l'aspetto è questo: sidebar, elenco degli articoli, con quindi thumbnail, titolo e parte del corpo del testo. Torniamo in home page e clicchiamo su senza categoria, ok? E anche a questa categoria sono assegnati degli articoli e quindi li vediamo elencati, ma la visualizzazione è esattamente la stessa. Allora, come detto, la prima cosa che voglio fare è andare a pescare le categorie in articoli, categorie, e modificare il nome di senza categoria, che proprio non mi piace. Quindi andiamo a fare una modifica veloce, la chiamiamo per esempio competizioni, perché il nostro sito di prova tratta di sport, di mountain bike in particolare. Competizioni potrebbe essere appunto un nome di categoria coerente. Aggiorniamo la categoria, torniamo in home page, aggiorniamo ed eccoci qua. Abbiamo aggiornato quindi dando un nome più logico a questo nome di categoria. Ok, come modificare questa pagina però? Quando andavamo a creare o a modificare una pagina del nostro sito, Mainbook, il tema, ci metteva a disposizione un menu a tendina, vi ricordate, in cui andare a scegliere un template, ok? Quindi a dare un aspetto differente da una pagina all'altra. In più noi ne avevamo creato uno ex novo, ma in questo caso per la categoria com'è possibile fare questa cosa? Nel senso, io da questa pagina creo le categorie, ok? Genitore, quindi vuol dire la dipendenza da un'altra categoria. Per esempio, abbiamo creato competizioni, potremmo avere una categoria dipendente da competizioni. Adesso dobbiamo aggiornare la pagina perché qui venga fuori competizioni al posto di nessuna categoria. Eccoci qua, vedete, competizioni, e creo magari una categoria che si chiama nazionali e una internazionali, per dire, e possono essere categorie appunto dipendenti da competizione. Ma questo è un altro discorso. Ma come modificarne l'aspetto? Non è possibile farlo appunto dalla bacheca. Non possiamo andare a modificare l'aspetto delle categorie se non andando a agire direttamente sul codice. Questo ovviamente sì. Quindi noi andiamo su editor, e qual è il file da modificare? È il file che si chiama esattamente category.php. cioè, ogni qualvolta in WordPress si va a richiamare appunto una categoria, se non c'è nulla di specifico, e adesso vedremo bene cosa intendo, è proprio il template di categoria category.php che definisce praticamente l'aspetto di quella pagina. Quindi se vado a cliccare, eccoci qua,
vediamo che all'inizio c'è una dichiarazione che questo, quello che segue praticamente indica il template della, di category, ok? Dopodiché c'è il codice che va a richiamare il tutto e in fondo, guarda caso, troveremo il famoso codice PHP, il richiamo alla get sidebar, il richiamo della sidebar, cosa che effettivamente se vado in una pagina di categoria ritrovo qua sulla destra. Perfetto, allora quello che vogliamo fare noi in questo momento però è creare una pagina specifica per una categoria, quindi a noi va bene che la categoria news per esempio abbia la sidebar, ma la categoria competizioni, eccoci qua, vogliamo modificarla, vogliamo che non abbia la sidebar e per esempio come fatto l'altra volta vogliamo che il corpo del testo prenda tutta la larghezza della pagina e, non, e questi sapete che sono solo esempi, poi voi potete fare qualunque cosa poi nella modifica a livello estetica della pagina di categoria stessa. Allora come, effettuare questa operazione? Ci serve al solito il nostro programma per collegarci al nostro spazio FTP. Sono già nella directory del nostro sito. Questa main book è la cartella che racchiude i file che compongono il tema WordPress che stiamo utilizzando e vado a cercarmi, eccolo qua, il file category PHP. Guardate cosa dobbiamo fare. Andiamo a duplicare il file, ok, e gli daremo questo nome. Category trattino competizioni. E competizione è esattamente il nome della categoria, ok? Quindi category competizioni.php e gli diciamo di duplicarlo. Perfetto, ora sapete bene che il nostro file in questo momento ha la stessa, ha lo stesso identico contenuto di categorie PHP, ok? E quindi ha anche la stessa, guardate nell'anteprima, intestazione, ok? Template name category. Noi dovremmo cambiare questa intestazione, lo apriamo al solito con il text edit, andiamo ad aprire. E questo qua è template name di cosa? Di lo chiamiamo categoria competizioni. Eccoci qua. Correggiamo l'errore, categoria competizioni. Perfetto. Andiamo a salvare il nostro file, rifacciamo il nostro upload. Ovviamente confermiamo la sostituzione, la sovrascrittura, torniamo per un attimo alla pagina dove sono elencati i nostri file che compongono il tema, aggiorniamo la pagina e vediamo un attimo cosa troviamo. Category competizioni. Ok? Allora, vediamo subito, andando a selezionarlo, la prima prova che facciamo, categoria competizione, quello che abbiamo appena fatto, è andare a eliminare il richiamo alla sidebar. Quindi lo togliamo, aggiorniamo la nostra pagina, torniamo praticamente in, vedete, siamo in post under competizione category. Questa è la pagina appunto di categoria competizioni. Vediamo un attimo, aggiorniamo la pagina e vedete che la sidebar non c'è più. Ora il problema è che se abbiamo modificato anche la categoria news, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, quindi è meglio controllarlo. Quindi apriamo in un'altra pagina di nuovo il sito e andiamo in news e vedete che in news invece è tutto come prima, abbiamo la sidebar e ovviamente non abbiamo modificato altro, ma la nostra pagina di categoria competizioni, ok, è stata modificata a livello personalizzato. Perché? Proprio perché abbiamo creato un file specifico che si chiama category trattino nome della categoria, ok? Quindi adesso possiamo apportare tutte le modifiche che vogliamo e come fatto l'ultima volta possiamo per esempio andare a visualizzare, ispezioniamo questo elemento, qui abbiamo il, eccoci qua, vedete questo class post post index ha una sua larghezza, forse no, sarà sufficiente cambiare questa larghezza, vedete qui abbiamo un massimo a disposizione di 960, invece l'id content, ecco qua, è di 620, dovremmo portarlo a 960, questo div content, ok? Andiamo a vedere un attimo nel nostro file, eccoci qua, cerchiamo qua all'interno
content, DVD content, e noi faremo un content underscore e competizioni. Vediamo un attimo questa cosa, quindi lo aggiorniamo ancora prima dell'upload. Andiamo a fare quest'altra modifica. Voglio andare a prendere praticamente il foglio di stile, e vi ricordate che in questo caso abbiamo sempre la suddivisione in diversi fogli di stile, questo prevede il nostro tema, quindi sicuramente sarà layout. Vediamo se, eccolo qua, layout CSS, quindi non posso andare a modificarlo direttamente da lì, ma devo andare a prendermi in CSS al solito layout, quindi lo trascino su desktop, lo vado ad aprire al solito con un programma di editazione del testo, vado a cercarmi qua all'interno content, eccoci qua. Vedete, qua abbiamo in un div content cosa facciamo. Questo l'abbiamo creato proprio per personalizzare la pagina cosa facciamo. Ora facciamo la stessa cosa, div content underscore, abbiamo detto competizioni, quindi competizioni, perfetto, salviamo. E di nuovo andiamo ad effettuare l'upload, perfetto, e dobbiamo anche rispedire via FTP il nostro category che avevamo modificato rinominando praticamente il div content in div content underscore competizioni. Perfetto, adesso andiamo di nuovo a vedere la nostra pagina e aggiorniamo per vedere cosa abbiamo combinato, ok? Eccoci qua, come vedete abbiamo allargato quindi l'anteprima degli articoli a tutta pagina, proprio perché non volevamo che in questa pagina di categoria, la categoria competizioni, apparisse la sidebar, mentre invece se andiamo nella categoria news possiamo anche aggiornarla per verificare di non aver combinato danni, e vedete che ha un aspetto completamente differente. Quindi questa creazione di un file personalizzato specifico per la singola categoria ci consente appunto di andare ad effettuare delle modifiche mirate e rendere ancora più vario all'interno delle diverse aree il nostro sito. Quindi ora potremo andare a cambiare questo titolo, che non è un granché, piuttosto che dare qualunque aspetto vogliate, anche se direi che è già piuttosto carino e comunque apprezzabile. Questo, ecco, il sistema per personalizzare ancor più il vostro sito web costruito con WordPress, e questo per ottenere appunto delle pagine di categoria differenti l'una dalle altre. Anche per questa settimana vi ringrazio per l'attenzione, con WordPress vi do appuntamento a mercoledì prossimo.